La sala congressi del Centrum Palace non è riuscita a contenere i tanti sostenitori di Massimo Romano intervenuti per ascoltare il comizio di chiusura della sua campagna elettorale nella città di Campobasso. In prima fila il senatore Giuseppe Astore e i candidati delle liste collegate. Sul palco l'aspirante presidente di Vincere per Cambiare, i candidati del Risino maggioritario e quelli in corsa per il Senato di Costruire Democrazia, Michela Musacchio e Adelchi Battista. Era attesa anche la presenza del sostenitore numero uno di Romano, Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli però è rimasto bloccato da un impegno istituzionale urgente, ma ha espresso il suo convinto sostegno via Skype. Sono contento di avere tenenti appoggiato sin dall'inizio, nonostante diverse voci contrarie che mi volevano dissuadere la tua candidatura a presidente della regione Molise. Questo è un ulteriore passaggio rivoluzionario per liberare il paese. Io mi auguro che in Molise ci sia un voto libero, e quando il voto è libero è utile, un voto rivoluzionario, un voto per liberare il Molise dal malaffare e dalle cricche che sono presenti tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra. Applausi e ovazioni anche per il discorso di Massimo Romano, che ha attaccato i suoi concorrenti Michele Iorio, Paolo Frattura e perfino il Movimento 5 Stelle. Non dicono niente sul Molise, sui conflitti di interesse e sugli inciuci tra destra e sinistra che fingono di farsi la guerra, ma sono la stessa cosa, ha urlato Romano dal palco. Speriamo di replicare il sogno di De Magistris a Napoli, quello cioè di correre contro i partiti tradizionali di destra e di sinistra e riuscire comunque ad intercettare la stragrande maggioranza dei cittadini che sono stanchi della politica, degli inciuci, dei trasversalismi tra destra e sinistra, dei conflitti di interessi e soprattutto di quello squallido spettacolo di chi passa da una parte all'altra, probabilmente soltanto non per ragioni politiche, ma forse per salvaguardare delle posizioni personali. Io mi appello ai molisani anche per un voto disgiunto, per liberare la regione, per vincere le elezioni e per cambiare il Molise. È una sfida di civiltà per ripristinare la verità e liberare il Molise. Questo è solo l'inizio di un percorso, ha concluso l'aspirante presidente, che non finisce lunedì.